Com'era 500 like, vi do il nome del colosso che acquisirà l'Inter. Regina. Bertarelli Regina. Quell'altro vendeva il Leeds con i soldi del ricavato del Leeds, avrebbe potuto comprare l'Inter. Sampdoria. Ma c'è una perla che va di pari passo ad asta tipo Chelsea, che è una roba fantastica, che è quella che Digital Beats aveva un'assicurazione che avrebbe dato al Nite 68 milioni. Li dovete portare a Zelig questi qui, questi li dovete portare a Zelig, ma guarda perché lui non ci crede, ma come attore, come comparsa, lo metti in un bar, faccio un esempio di una scena. Lo metti in un bar, in un tavolino a mangiare un panino. No, incominciare a fare l'attore per, cioè, entrando dalla porta di servizio, ma guarda, perché lui non ci crede, ma sarebbe un ottimo comico, secondo me. Ma quante azzate dici? Non te ne rendi più conto delle stronzate che dici? Non sei nella posizione di attaccare gli altri, te. Cerca di capirlo. Collega un neurone con un altro, non sei nella posizione di attaccare gli altri. Pettarelli a 500 like, ma ben via, ma falla finita, fai la persona seria, ma falla finita di dire le alzate. 21:30 stasera live, ma anche perché poi bisogna dare un riconoscimento a questi ragazzi che vi stanno illustrando, a differenza dei media, dei giornali, di qualcuno che è su YouTube solo per un discorso economico, per leccare il suo padrone, vi avevano già predetto un anno fa qual era la situazione, non predetto, vi avevano già detto e spiegato, soprattutto le prime live con Effenberg, qual è la situazione finanziaria del MIT. Quindi ad oggi praticamente cosa si fa? Che si fa? Che si fa? Un paio di domandine per stasera. Un paio di domandine per stasera. Perché Marotta ha dichiarato più volte sul passaggio di proprietà che trattasi di una questione sopra le teste di chiunque da oltre 2 anni? Perché? Io questo lo chiedo a Durban e a Ermutanda che hanno incominciato ad attaccarci su Twitter. Perché? Ragazzi, tanto poi alla fine ci si vuole tutti bene. Dai, parliamoci chiaro. Perché il dottor Antonello parla di futuro radioso quando è noto che l'azionista di riferimento è impossibilitato a fare conferimenti di capitale con una società che, tra l'altro, ha impegni finanziari molto gravosi nei prossimi mesi? Perché? Durbans, perché? Mutanda, perché? Perché sempre Antonello dichiara che l'Inter può fare uno stadio da solo? Con quali soldi? Quelli del Monopoli? Quale stadio? Con i Lego? Che stadio può fare l'Inter? Spiegatecelo voi e siete dei professionisti a pagamento. Spiegatecelo. Futuro radioso con chi, Antonello? Con chi futuro radioso? Spiegacelo, Antonello. Con chi? Futuro radioso di che? Dove? Perché? Futuro radioso, Antonello, ce lo devi spiegare con chi? Lo stadio da soli con chi? Quale stadio? Con i Lego? Dove? Quale stadio? Lo stadio di Subbuteo? Quale stadio, Antonello? Marotta, anche te spiegate. Ma che succede qui, ragazzi? Radrizzani vende il Leeds e compra l'Inter, ma quell'altro, quello ragazzi è un comico nato, io te lo ripeto. Guarda, a volte vedi della gente che non crede in se stesso e che poteva avere una carriera magari migliore rispetto a quella che hanno avuto, come comici. Bertarelli ieri prende la regina. Oddio, ci sarebbe da dire alcuna osina del discorso là del Chelsea è legato a PIF, Arabia Saudita. Vediamo cosa vi posso dire. E poi stasera me lo spiegheranno meglio. Quindi
dicono che Oak Tree Capital and Clear Lake Capital è un discorso analogo. Capital, capital, capital. No, se no sono talmente ossessionati e ci riprendono anche sulla pronuncia. Io non sono un madrelingua, ma se vuoi intervistare uno, lo so, quello è Milice, perché qui si manda a intervistare la gente, quello risponde in inglese e non capisce nemmeno quello che gli ha risposto. E infatti ha tradotto un 2%, chissà perché nelle interviste ha smesso di farne. Sì, sono io dallo scantinato. Ci piacerebbe anche sapere chi ha messo in sicurezza l'Inter, perché Oaktree ha sottoscritto il payment in kind contentandosi di un pegno di secondo grado, quando quello di primo grado ce l'ha Glass Trust. Perché, professionista a pagamento, spiegatecelo perché? Probabilmente perché ha ragione Festa, che l'Inter, quando Oaktree concede il pagamento, ha già il compratore. Noi siamo sempre su quella linea lì, non siamo come queste altre ti fanno 40 nomi, noi siamo sempre su quella linea lì. Le tempistiche precise, non dare retta, non le sa nessuno, ma questa situazione ti fa capire che non puoi più aspettare, perché ormai la situazione finanziaria dell'Inter è al limite. Fa troppo rumore, cominciano ad attaccarti tutti. Guarda cosa è successo prima della finale. Giornali di mezzo mondo e ti attaccano. A livello di immagine, purtroppo l'internet sta risentendo dei problemi che ha Zango. Quindi, ma di cosa vogliamo ragionare? Becchiamoci stasera alle 21:30. Vi aspetto in live. Ciao. Ciao.